Do tutti il benvenuto innanzitutto all'inaugurazione dell'anno accademico 2016-2017 del Gran Sasso Science Institute, la prima inaugurazione come scuola universitaria superiore autonoma nel panorama dell'alta formazione italiana. Naturalmente per questo io dovrò necessariamente, come giusto, ringraziare moltissimi attori che hanno reso possibile questo successo. Ma prima di tutto vorrei dare la parola per i saluti di rito alle alcune autorità presenti. Io saluto naturalmente tutti, saluto il sindaco, il presidente del consiglio regionale, saluto la rettrice Inverardi, il viceprefetto, tutte le autorità civili e militari presenti, naturalmente il mio collega, i miei colleghi, presidente e vicepresidente dell'INFN. E tutti voi, tutti gli allievi che sono qui presenti in gran numero e oltre che il mio staff, diciamo così. E io non posso non iniziare dal primo cittadino di questa città, appunto, e cioè Massimo Cialente. Grazie. Buonasera a tutti. Sarò velocissimo per dire che ho guardato con molta emozione lo scorrere di queste immagini, perché di fatto abbiamo ripercorso tutta una serie di momenti, di vicende, anche di sogno. Io per far capire perché sono così felice oggi, devo ricordare che questa città nel 2008 comincia a provare a dire: ma che facciamo da grandi? Cioè nel 2008 noi venivamo da una crisi complessiva della nostra industria storica, partecipazione statale, e il primo workshop che fu di questo piano strategico, che nacque con una serie di incontri di stakeholders, fu sulla formazione e l'alta formazione, e si svolse presso i laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso. E lì cominciamo a dire che accanto alla nostra università, ma anche alla nostra scuola, io ricordo che il liceo classico e il liceo scientifico dell'Aquila, secondo una certa graduatoria che viene stilata, sono anche fra i migliori della nostra regione, che forse potevamo avere l'ambizione di pensare a un qualcosa di più. Dopo il sisma, ricordo, ma a distanza veramente di poche settimane, venne una persona eccezionale a darci una mano, Fabrizio Barca, fu inviato Fabrizio Barca, poi con l'Ocse, e il 3 luglio del 2009, cioè noi eravamo a poche settimane, lasciatemi dire che allora sembrava quasi poche ore dalla notte maledetta del 6 aprile, ebbene, già allora si cominciò a sognare che potesse nascere una struttura di questo tipo. E oggi è molto bello che l'inaugurazione venga qui, perché finalmente abbiamo ottenuto, superando un esame vero, come si dovrebbe fare sempre in Italia, no? Abbiamo ottenuto questa autonomia e siamo la scuola più importante, questo dottorato, nel centro d'Italia, la più a sud dell'Italia. Io ne sono orgoglioso, e come sindaco di questa città, per la piccolissima parte che ha avuto l'amministrazione comunale, quindi gli aquilani, io esprimo la mia soddisfazione, ma veramente ringrazio con grande affetto, mi dovete credere, con una riconoscenza enorme, tutte le donne e tutti gli uomini che hanno reso possibile la nascita di questa, che diventerà negli anni una struttura fondamentale, un istituto fondamentale in sinergia con la nostra grande università, e tutti coloro che ne sono protagonisti. E poi lasciatemi dire, io do sempre il benvenuto, auguro serenità, felicità e realizzazione di ogni sogno ai ragazzi che hanno il meritato onore di essere qui. Quindi grazie e viva il Gran Sasso Science Institute. Volevo chiamare il presidente del Consiglio regionale, dottor Di Pangrazio. Grazie direttore. Buonasera a tutti, la mia è, vuole essere con 30 secondi, una testimonianza che ripeto di anno in anno qui al Gran Sasso Science Institute, con la partecipando all'inaugurazione dell'apertura dell'anno accademico. Come diceva prima il primo cittadino, dottor Cialente, questa scuola, questo dottorato di ricerca rappresenta non solo per la città dell'Aquila,
per l'Abruzzo intero, ma per il paese Italia, un avanzamento di ricerca, di studi, un tassello che mancava, non mancava solo a questa città, non mancava solo alla ricerca, ma mancava soprattutto, e oggi c'è, a questa programmazione del paese Italia che vuole diventare uno dei più grandi paesi che innova nel campo della ricerca, soprattutto scientifica, materie delle quali voi vi occupate, ma che si occupano soprattutto i vostri studenti che partecipano superando un esame importante, ma soprattutto un esame di merito. E qui sta proprio l'importanza e ciò che sta a significare questo Gran Sasso Science Institute, ma soprattutto quello che sta a significare questo riconoscimento che il governo ha voluto dare. Ringrazio tutti quelli che hanno dato il contributo affinché questo possa essere accaduto. Anche la Regione Abruzzo nel suo piccolo, come sa il direttore, immagino il consiglio di amministrazione, ha cercato di fare la sua parte. Lo ripeto perché forse non tutti lo sanno, su sollecitazione continua del direttore, che vedo che lavora in maniera molto pressante, siamo riusciti a firmare un protocollo d'intesa tra Regione Abruzzo e Gran Sasso Science Institute, e dal prossimo anno, probabilmente anche mese di maggio, mese di giugno, ci sarà una nuova sede, che è quella di fronte all'attuale sede istituzionale, e identificata nell'ex GIL, qui insieme a tutto il complesso dell'emiciclo. Complesso che è in via di ristrutturazione, che avrà in sé anche sale importanti e spazi importanti per completare l'attività che il Gran Sasso fa attraverso questo corso di studio in dottorato molto importante. Grazie a tutti, termino rivolgendo a voi auguri di Buon Natale, ma soprattutto che l'anno nuovo possa anche per il Gran Sasso Science Institute segnare, come lo sta segnando, un percorso ancora più di livello e sicuramente utile all'intero paese Italia. Grazie e buon lavoro. Non ho nominato altre persone presenti, che sono il prorettore dell'Università di Teramo, c'è naturalmente Fabrizio Barca, che è il chair del nostro comitato scientifico e, come sapete, ex ministro delle coesione territoriale, a cui chiederemo di concludere poi questa giornata. Io volevo chiamare adesso la senatrice Stefania Pezzopane a darci un saluto. Grazie Stefania. Buonasera a tutti, è un evento importante che tutti noi consideriamo l'inizio di un percorso ancora più importante per questa struttura in cui abbiamo creduto, eppure quando ancora non era definita, pure quando ancora era un'idea. Le istituzioni locali hanno convintamente seguito un percorso, siamo stati autorevolmente coadiuvati dall'allora ministro Barca, che saluto con amicizia e con affetto. E ora, non passivamente, dobbiamo seguire le fasi di rafforzamento e di coinvolgimento delle altre istituzioni culturali. Abbiamo alle spalle un fatto molto importante. Lì dove, con il ministro Stefania Giannini, abbiamo ritenuto di dover dare a questa struttura importante di formazione e di ricerca un livello universitario. E con la stessa rettrice, già in un'altra occasione, abbiamo tutti sottolineato il fatto che questo arricchisce l'università, non la impoverisce. E che avere nella nostra città, nella nostra regione, un presidio nuovo, innovativo, di così alto profilo, non può che aiutare le altre strutture che hanno altre caratteristiche, ma che hanno la stessa funzione didattica, formativa e di ricerca,
per un connubio e per un rafforzamento reciproco. Il lavoro fatto da Eugenio Coccia è stato un lavoro prezioso da subito e l'aspetto che lo ha reso ancora più prezioso è come immediatamente c'è stata una collaborazione con le altre istituzioni. La città non vede alla struttura come a un qualcosa a parte, ma come una cosa fortemente integrata, e credo che in questo abbia anche aiutato la scelta della sede logistica. Voi sapete quanto io, insieme al sindaco, ero assessore, allora cercai di far comprendere quanto sarebbe stato importante utilizzare quella e non altre strutture, perché quella parte di città ha una funzione istituzionale culturale non sufficientemente elaborata e che invece con il vostro presidio sta venendo fuori in maniera molto positiva per l'intero sistema di rinascita e di ricostruzione della città. Non aggiungo altro se non la gioia di vedere una cosa pensata sotto il Gran Sasso, attraverso chiacchiere, che sembravano chiacchiere tra amici, e che invece è diventata una cosa importante e forte. Quando a volte si sente dire che in questa città non c'è un progetto, viene fuori da dire e da rispondere e da replicare che ci sono forti presidi e forti idee che si stanno materializzando concretamente e che un progetto vive di cose concrete, non di un ideale lontano, ma il progetto, proprio per il nome e per la forza di questa parola, è qualcosa che si fa, oltre che qualcosa che si pensa. Ecco, questo è un pezzo di un progetto che è stato pensato e che è stato fatto. Grazie a tutti e buon anno accademico a chi avrà l'occasione, la forza e l'opportunità di vivere l'anno accademico da studente, ai docenti, a tutto il personale e a tutti noi che ci sentiamo far parte di questo straordinario bello progetto e di questo straordinario nuovo anno accademico che nasce. Grazie. Bene, come dirò tra poco, in questa città il modello che vorremmo realizzare è un po' quello di una moderna città europea della conoscenza. E c'è un triangolo da questo punto di vista che ha a che fare, oltre che col GSSI, che è l'ultimo nato, con naturalmente altre due istituzioni prestigiose. E a cominciare dall'Università degli Studi dell'Aquila, e vorrei chiamare qui la mia collega Paola Inverardi a darci un saluto. Grazie. Grazie Eugenio, grazie a tutti. Sono state dette molte cose già. Io vorrei soffermarmi solamente su un paio di elementi. Intanto che, come è stato ricordato, questo progetto è nato all'indomani del terremoto del 2009 e ha rappresentato l'idea di fare una cosa altra. E già questo aveva un carattere di forte innovazione, perché immediatamente dopo il terremoto veramente l'unica cosa che a noi veniva in mente era rifare cose, ricostruire, ma pensare a fare una cosa altra era coraggioso, era importante per dare l'idea di voler costruire oltre quello che avevamo. E questo è un elemento fondamentale. L'altro elemento fondamentale è che questa cosa altra che volevamo fare era nel campo della formazione e della ricerca. E anche questo, io non ripeto tutti i ringraziamenti che sono stati fatti, veramente è stato un lavoro di tanti, tanti diversi soggetti che si sono messi insieme e che sono convinti che fosse qualcosa di realizzabile.
E fare in un momento di crisi nella quale l'emergenza è la cosa principale e poi la ricostruzione è la cosa principale, pensare di investire in formazione e ricerca è quello che sempre si legge sui libri, sempre si legge sui saggi, ma raramente si fa. Ecco, qua si è fatto, si è investito per il futuro in formazione e formazione superiore. L'altro elemento è che ci è voluto coraggio a pensare di fare un'altra cosa senza pensare che questo, come ha detto la senatrice Pezzopane, sottraesse qualcosa a qualchedun altro che già c'era. Questo coraggio l'abbiamo dimostrato, non sono ancora tutti convinti che questo sia il caso, ma invece è evidente che la nascita di un soggetto come questo, ma ancora più in modo più tangibile il modo con il quale è nato, su cui spenderò due piccolissime parole dopo, dimostra che è stato veramente un passo avanti, è stato veramente qualcosa che ci ha coinvolto nel fare una cosa nuova che prendesse il meglio di tutti gli attori che hanno lavorato perché questa cosa nascesse e che potenzierà e già potenzia quello che c'è. Appunto, dicevo, siamo in molti che abbiamo lavorato su questo progetto, moltissimi con caratteri diversi, con diversi ruoli, diversi elementi. Quello che oggi abbiamo e quello che io penso sia stato un grande valore nel processo che abbiamo seguito è aver costruito qualcosa che prima forse avevamo in fieri, ma non esisteva come tale, questa famosa città della conoscenza, il triangolo, la capacità di lavorare insieme, istituzioni importantissime su questo territorio, nell'ambito della formazione e della ricerca, insieme per la costruzione di un futuro comune, beh, questo è stato quello che noi siamo riusciti a fare per questo particolare obiettivo, ma ora l'abbiamo imparato e è quello che noi oggi abbiamo come patrimonio collettivo sul quale pensiamo di costruire le nostre prospettive future. Oggi noi ci presentiamo come un sistema di enti pubblici di ricerca, di una grande università e di una scuola superiore di eccellenza. E questo presentarsi insieme ci permette di avere una grandissima forza di impatto. Naturalmente il sistema potenziato, va ricordato, è regionale. Siamo all'Aquila, è ovvio, ma il sistema è regionale, è oggettivamente regionale. E quindi questo forte potenziamento oggi ci consente di andare anche su tavoli importanti, che sono per esempio i tavoli delle grandi imprese che vogliono investire su questi territori, no? Per, diciamo, aprire centri di competenza con una credibilità che non potevamo avere nel 2008. Non ce l'avevamo, eppure esistevamo. Quindi abbiamo imparato molto e siamo grati a questo sforzo che abbiamo fatto insieme, siamo contenti, molto felici di essere a questo primo anno ufficiale, ma in realtà già ci sono stati un po' di altri anni. I migliori auguri al Gran Sasso Science Institute e, come ho appena detto, sono anche i migliori auguri per tutti noi. Grazie e buon anno. Questo progetto che oggi, diciamo, compie questo primo anno accademico non sarebbe stato possibile se l'ente pubblico di ricerca con il maggior prestigio internazionale che abbiamo in Italia non avesse sposato questo progetto, fatto suo, seguito come soggetto attivatore e aiutato, come dire, come si aiuta una piantina a nascere o un bambino a imparare a camminare, non avesse aiutato in questi suoi primi passi. Quindi per me è un onore e un piacere dare la parola al Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Professor Ferroni. Buonasera. Certo, è un momento, come dire, che mi spiazza in un certo senso, no? Perché accompagnare per la piantina, no? Che ormai è diventata nel tronco, è come quando ho piantato un olivo a Udine, che è una sfida infinita, nel giardino di casa, e adesso è diventato un bell'albero alto più di me, insomma, con un bel tronchetto. Fa poche olive, ma questo, diciamo, è un altro episodio.
Io credo che ci sia stato alla base di questa avventura una serie incredibile di circostanze positive, e credo che questa avventura sia andata a finire, per quanto ne capiamo bene, perché è stata una somma di energie positive che sono state capaci di travolgere tutte quelle piccole, chiamiamole piccole, resistenze, le incomprensioni, tutto quello che si è manifestato lungo il percorso, perché tutti quelli che hanno partecipato all'elaborazione e hanno seguito questo progetto ci credevano in maniera talmente convinta che erano in grado, con la loro energia positiva, di risolvere ogni possibile impasse, compresi i pasticci che il Parlamento a un certo punto ha fatto, comprese alcune invidie ed altre cose che avrebbero messo in discussione l'esistenza di questa meravigliosa avventura. Però, siccome sono il presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, fatemi rivendicare una cosa. Il momento in cui qualcuno ti offre l'opportunità di essere il soggetto attivatore di una università, e noi siamo un ente di ricerca, lasciate perdere che faccio il professore universitario, quello diciamo è a parte, lì non è che tu dici va bene, mi piace, lo faccio, tu devi essere profondamente convinto di quello che stai facendo, perché rischi, diciamo, di fare un danno enorme alla città dell'Aquila, all'Abruzzo e a te stesso, cioè all'ente, che se questa avventura andava a finire male avrebbe fatto, diciamo, una perdita di faccia inverosimile. Il motivo per cui la sfida è stata accettata non a cuor leggero ma con grande consapevolezza è un messaggio che io continuo a ripetere in tutte le sedi in Italia, anche se molto poco ascoltato, diciamo, che è questo: l'INFN vive dentro le università italiane. È in 22 dipartimenti di fisica, ormai come si chiamano, variopinti nomi, e ci vive in pari condizioni, pari diritti, cerchiamo anche di fare lezione nei limiti in cui è possibile, e conosciamo perfettamente quelle che sono le dinamiche proprie di un'università. Sfido qualunque altro ente di ricerca in Italia che ha scelto strade altre, quelle della separazione dall'università, a riuscire a fare questa operazione con la consapevolezza con cui l'INFN l'ha fatta. Certo, il motivo per cui ho detto un momento, diciamo, anche di un po' di confusione mentale è che durante questa avventura ci sono stati tanti problemi, ci sono state tante cose da risolvere, anche qualche notte insonne, diciamo, ma Eugenio, come dire, non si sapeva chi sorreggeva l'uno con l'altro, quando le dice, poi telefonavamo a Fabrizio, la verità è questa, diciamoci la verità, va bene, quando sapevamo più che fa, telefonavamo a Fabrizio. Io credo che comunque la cosa veramente, veramente incredibile di questa avventura sia la politica che in quel momento ci ha creduto, perché diciamo ci sono dei nomi precisi, alcuni sono seduti qui davanti, manca Francesco Profumo, che però è venuto una volta a fare una lezione magistralis, quindi io credo che lì c'è un momento molto alto, molto alto di condivisione. Ovviamente c'è la sponsorship, come si dice, internazionale, ma quella, come sapete, in Italia poi cammina solo se ci sono le gambe che la fanno camminare, perché le parole che vengono da lontano di per sé non si applicano. C'è la convinzione, la forza con cui la regione ha spinto, il comune ha spinto per questa realtà. C'è il miracolo, e questo lo devo dire, il miracolo della che in Italia dove ognuno cerca di fare le scarpe al vicino e possibilmente di fargli lo sgambetto e farlo cadere nel fosso in maniera che lui possa andare avanti e avvantaggiarsi, c'è il miracolo dell'Università dell'Aquila che ha capito che questa era un'opportunità. Un'opportunità in cui ci avremmo guadagnato tutti, saremmo cresciuti insieme. E quelli che hanno lasciato la loro università per venire a insegnare qui, i colleghi che sono venuti dall'estero a fare le lezioni per 3 anni, diciamo, in condizioni ovviamente di precarietà in un certo senso. Ma io poi, al di là di questo, e questa è la forza e l'energia che dimostra che quando c'è un progetto chiaro, quando c'è un progetto condiviso, le energie positive riescono a smuovere anche i famosi muri o qualunque ostacolo, ma io credo che qui il miracolo sia un altro, sia quello dei, in 4 anni, quante domande ci sono state in 4 anni? 3.500?
di persone che in Italia e nel mondo, di giovani di 20 anni, che in Italia hanno 24 anni, 22 anni, 23 anni, 25, quello che sia, che hanno creduto a questa cosa, hanno creduto perché dietro c'era una solidità che traspariva, una solidità che traspariva da un sito web che rimandava dei nomi a delle persone, a delle istituzioni, a degli enti, a una città che in qualche modo trasmetteva essa stessa un messaggio al mondo. Il fatto che questa sia il posto dove ci stanno più studenti stranieri in percentuale, diciamo, di ogni altra università italiana, io credo che sia un messaggio fortissimo. Il fatto che si sottopongano 1300 giovani sanno di andare avanti a un processo di selezione che ne prende 40, adesso forse 42 con le borse aggiuntive, che ne prende 40, e guardate che non è mica, cioè tutto questo sembra banale, no? E tutto questo è un miracolo, va bene? Però è un miracolo che c'ha dietro le gambe di tanti esseri umani che hanno sofferto e che hanno speso, hanno dato le loro migliori energie per arrivare a questo punto. Quindi io credo che il vero motore di questa università e di questa scuola, non mi ricordo mai come si chiama, cioè non riesco a imparare questa definizione, scuola? Vabbè, superiore, un giorno lo imparerò. Ma perché mi confondo con la SISSA, ma questo diciamo è un problema, non vorrei offendere. Io credo che il vero miracolo, le gambe, sono questi ragazzi. Questa è la cosa che alla fine ha sbaragliato ogni resistenza. Quando qualcuno diceva, ma no, potremmo aspettare 3 anni, dico, ma che gli vado a raccontare a questi che hanno creduto, al mondo che ha creduto in noi? Al mondo che ha creduto in noi gli vado a raccontare che qui per algoritmi misteriosi dobbiamo aspettare chissà che... L'esame l'abbiamo fatto, no? L'Anvur ci ha messo il bollo sopra, gli esami li abbiamo fatti tutti, e gli esami adesso li stanno facendo gli studenti del primo anno di dottorato, 4 già con una tesi che io ho avuto e conserverò per sempre tra i miei ricordi migliori. Vedete, questa è una lezione che va al di là del Gran Sasso Science Institute, e questa è una lezione che, se questo paese disgraziato, va bene, volesse raccogliere, va bene, questo è un esempio di come si possono mettere insieme le energie migliori, di come si possono in qualche modo credere a un progetto che fa crescere tutti senza danneggiare nessuno. Grazie.